Sì, buongiorno, mi trovo nell'area di servizio di Badia Alpino tra Arezzo e Monte San Savino. Questo che vedete è lo scenario di guerriglia, dove ieri sera c'è stata una vera e propria battaglia tra tifosi. Adesso è tutto tranquillo, ma anche le reti che vedete ieri erano state divelte, nella notte sono state tutte risistemate. Ma vi diamo subito gli ultimi aggiornamenti per quanto riguardano le indagini. Sono due le ipotesi sulle quali sta lavorando la Procura, ipotesi pesantissime di reato, attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di servizio pubblico. Poi vi diamo subito anche una notizia della notte, perché è stato arrestato il tifoso romanista che è rimasto ferito negli scontri, è stato arrestato per rissa aggravata. In queste ore la Questura ci ha fatto sapere che sta lavorando sui video e sui filmati delle telecamere di sicurezza, le vedete, sono posizionate in tutta l'area di servizio e quindi si attendono anche in giornata nuovi provvedimenti. Finora 80 i tifosi del Napoli che sono stati identificati grazie alle targhe dei furgoni. È la condanna unanime del mondo politico e del mondo sportivo, ma vediamo, ripercorriamo questa domenica di follia nel servizio di Andrea Marotta. Sono da poco passate le 12 quando nella stessa area di servizio dove fu ucciso il tifoso laziale Gabriele Sandri, 350 supporter spartenopei in trasferta verso Genova si fermano in sosta, con loro una decina di agenti della stradale. Un centinaio di ultra giallorossi inchioda in piena autostrada e dà inizio agli scontri. Una bomba carta, un'altra bomba e un fumogeno. E poi bottiglie, sassi, estintori. Tra le due tifoserie pesano i fatti del giugno 2014, la morte del giovane ultrapartenopeo Ciro Esposito, ucciso dal romanista Daniele De Santis. Il traffico in autostrada viene bloccato, lo rimarrà per due ore. Poi l'arrivo dei rinforzi della polizia spinge i romanisti alla fuga. Uno di loro, un 44enne, colpito alla gamba da alcune coltellate, è l'unico ferito ricoverato in ospedale d'Arezzo. In serata viene arrestato per rissa aggravata, ma le identificazioni potrebbero portare ad altri fermi in flagranza differita. Massiva severità da parte dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive, invoca il ministro degli interni Piantedosi, ma non si esclude anche un giro di vite del governo per isolare i violenti.